Questi rispondono: no, noi siamo figli del marginalismo, ragioniamo per modelli di equilibrio, l'economia può stare in equilibrio. Quando e a che condizioni? Purché si accetti che i prezzi sono determinati dalla concorrenza. Che vuol dire? Che lo Stato deve impedire a voi sindacalisti di tirare troppo la corda e, in linea teorica, deve impedire ai capitalisti di fare cartello. Naturalmente questa seconda fa ridere. La prima è vera. Conseguenza di tutto ciò? Beh, la conseguenza di tutto ciò è che si può ragionare per alternanze, ma non per alternative. Non so se è un modo più dotto per dire quello che diceva la signora Thatcher. Non c'è alternativa. I partiti politici devono introiettare le regole di funzionamento dell'economia di mercato, che sono queste. Se non le introiettano, diventano dei paria che devono starsene. Bisogna tagliare le ali, tagliare le ali. Se c'è qualche nazista, quello lo mettiamo pure in galera, e i comunisti cerchiamo di metterli in galera, di fare il Berufsverbot, e comunque non avranno mai accesso al potere politico, che può essere gestito in alternanza dai socialdemocratici e o dai democristiani, purché non s'azzardino a mettere in discussione i sacrosanti dogmi dell'ordoliberalismo. L'euro nasce così, l'euro è questa cosa qui, ha questi vincoli dentro di sé. Per di più ha un problema enorme, che è una moneta unica che si abbatte su un'area altamente disomogenea, economicamente disomogenea, produttivamente disomogenea, storicamente disomogenea. Costringendo, dato che gli stati hanno rinunciato soltanto alla sovranità monetaria, ma non alla sovranità fiscale, costringendo gli stati a praticare la propria sovranità fiscale in modo convergente rispetto alla Germania. E se non lo fanno, che succede? La punizione, lo spread. Il tutto in automatico, senza che vi sia... Naturalmente quest'ultimo passaggio, e su questo punto bisogna essere molto rigorosi, quest'ultimo passaggio è soltanto un passaggio previsto dalla dottrina, nel senso che l'aumento dello spread in realtà è determinato dalla libera volontà degli investitori internazionali, non da Bruxelles. Bruxelles può muovere forse dei capitali, ma insomma le mostruose quantità di capitali che servono per muovere lo spread di un paese come l'Italia sono poi in mano ai grandi investitori finanziari privati internazionali, non a Bruxelles. Però Bruxelles dice: se l'economia funziona come diciamo noi, e di ciò non abbiamo il minimo dubbio, se voi fate cose che non vanno bene, intanto andate sotto sanzione da noi, ma soprattutto riceverete la sanzione dai mercati. Che cosa vuol dire questa roba come politica interna? Allora, vuol dire, prima di tutto, rinuncia alla politica economica. Lo Stato non si deve permettere di dispiegare un'azione politica volta a indirizzare l'andamento dell'economia. L'economia è in equilibrio da sola e se è in squilibrio si riequilibra da sola. Naturalmente questo è falsissimo, cioè la Germania non fa altro che intervenire in tutti i modi, però la sacra dottrina dice questo e il concetto di aiuti di Stato e la difficoltà a decifrare che cosa siano mai gli aiuti di Stato vietatissimi in area euro, proprio questo vuol dire lo Stato non può fare nulla in economia, perché l'economia è tendenzialmente perfetta in sé. E infatti il parere degli economisti sopra le crisi dell'economia è, in prima battuta, poi se uno li prende, li chiude dentro una stanza, li costringe a parlare, qualcosa ammettono, ma in prima battuta è la colpa dei politici che non seguono i nostri consigli.
A quel punto uno un po' scafato gli dice: scusa, i consigli di chi? Perché tra l'altro voi, tra di voi litigate anche parecchio, ma insomma i consigli si suppone degli economisti mainstream. Quali sono le conseguenze di queste logiche? Beh, l'avete visto, l'economia non funziona sulla base della domanda. Non puoi caricare la domanda, dare soldi che non ci sono per muovere l'economia. Se proprio proprio devi muovere l'economia, non lo farai aumentando la massa monetaria, meno che mai distribuendola al lavoro dipendente. Lo farai dando sgravi o cose del genere agli imprenditori.